Il Vinitaly guarda ad Oriente e da oggi lo fa con un partner cinese per avere una struttura stabile in quell'area. Oggi la giornata inaugurale alla presenza delle autorità istituzionali, tra cui il vice premier Matteo Salvini. Domani sarà invece il turno di Luigi Di Maio. Ad aprire la 53esima edizione della Kermesse, i risultati di una ricerca condotta dall'osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor per capire in che direzione stia andando il mercato a partire dalle abitudini degli italiani, dalle loro conoscenze e dall'uso che fanno del vino. Siamo pronti per crescere da un punto di vista della presenza internazionale, sarà il Vinitaly che segnerà l'accordo con un partner cinese per avere una struttura stabile in Oriente per creare quindi nuovi strumenti di promozione del vino italiano in quell'area, ma è anche il Vinitaly del 4.0 e quindi delle nuove applicazioni su sistemi web e sui sistemi digitali. Soprattutto segnalo il fatto che il quartiere fieristico di Verona è oggi completamente geolocalizzato, siamo il primo quartiere geolocalizzato in Europa e questo ovviamente ci permette con le app e con i vari strumenti di creare delle relazioni e delle interazioni fra espositori e visitatori che sono anche informazioni di marketing utilissime per Vinitaly e utilissime per anche per gli espositori e anche per i mercati. Quello che emerge è un'Italia che beve meno. Da una parte cala il consumo tra i bevitori sia occasionali che frequenti, dall'altra cala la quantità che viene consumata. Al nord poi vola il consumo di spritz, in particolare in Veneto e Lombardia, mentre al sud è il rosso a dominare la scena. In questo momento l'azione promozionale, di concerto con le associazioni di categoria, ha un focus significativo verso l'Asia in generale, particolarmente la Cina, partendo dal dato che meno del 7% delle nostre esportazioni va verso questi mercati e verso gli Stati Uniti, partendo dal dato che abbiamo sia il mercato di maggiore esportazione, ma anche quello dove il 67% dell'export è concentrato in 5 stati e negli altri ci sono 210 milioni di consumatori con un reddito pro capite che è 1.7 volte quello dell'Italia e con un gusto enogastronomico che è anche più vicino ai nostri standard.